Allora, intanto diciamo che nasce un nuovo sindacato, intanto diciamo che voi rappresentate INPS e INAIL, Rosa Rita Morbidoni, Roberta Servi e Diego Piergrossi. Perché intanto vi siete staccati dal sindacato tradizionale, CGIL, CISL e UIL? Sì, innanzitutto voglio precisare che CONFSAL UNSA non nasce ieri, neanche l'altro ieri, ha oltre 50 anni di tradizione alle spalle. Diciamo che la possibilità che viene offerta adesso ai lavoratori del settore antipubblici, del comparto antipubblici non economici è quella di avere un sindacato già affermato a livello nazionale, per esempio ministeriale, e che ha invece con la possibilità del comparto unico di avere anche un'opportunità appunto di avere iscritti anche negli enti pubblici non economici. Tra gli enti pubblici non economici abbiamo l'INPS delle colleghe, l'INAIL e l'ACI. E quindi eccoci qui il motivo per il quale siamo come CONFSAL UNSA, dove CONFSAL UNSA significa Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori, mentre UNSA significa Unione Nazionale dei Sindacati Autonomi. Quindi, precisato, questa Questo sì, che è però una è una definizione, novità a livello provinciale, è no? una novità a livello nazionale dell'ex comparto enti pubblici non economici, adesso unificato, centrale, e che quindi prevede in istituti, quali appunto gli enti pubblici non economici, la comparsa di un sindacato storico, quale appunto quello della CONFSAL. Detto questo, abbiamo delle caratterizzazioni che ci distinguono assolutamente dagli altri sindacati, ed è quello innanzitutto della qualità. Noi cerchiamo e abbiamo fatto questa sfida di una qualità dell'azione sindacale e una qualità della contrattazione sociale. Perché? Perché il nostro obiettivo è appunto quello di creare un patto per lo sviluppo del lavoro e per lo sviluppo di alcuni valori fondamentali all'interno della cittadinanza e dei lavoratori. L'aspetto più importante come pubblico impiego è quello della valorizzazione dei lavoratori pubblici, poiché da oltre 15 anni, forse 20, qualunque fosse il governo in quel In momento a carica. presidiare in carica, l'obiettivo principale era quello di trovare un capro espiatorio nel pubblico impiego. Facilissimo, e quindi da Brunetta al centro-sinistra si è sempre passati come la pecora nera fosse il pubblico impiego. In realtà non è così, il pubblico impiego, come tutte le realtà, è una realtà a macchia di leopardo, ci sono eccellenze e situazioni e realtà invece da migliorarsi. Ecco, l'obiettivo di questi coordinamenti, qual è quello della CONFSAL, è quello di opporre a una globalizzazione che porta a una frammentazione dei lavoratori, una unità, una sinergia trasversale che porta invece al collegamento. E allora ecco che ci sono tre parole d'ordine per quanto riguarda CONFSAL UNSA, che sono quella di puntare su una formazione, su una motivazione e sulla conciliazione tra attività lavorativa e attività sociale, della famiglia e quant'altro. Quindi, perché formazione? Perché soltanto attraverso la formazione si ricrea una motivazione del personale del pubblico impiego fondamentale e strategico, perché non dimentichiamo che il personale pubblico è quello che interfaccia con l'utenza, con la cittadinanza. Quindi offrire un servizio valido, completo, determina anche la necessità che ci sia un personale motivato. Certamente non è motivato se viene considerato quotidianamente, settimanalmente, da una legislatura all'altra come la pecora nera del sistema Italia, anche perché non è vero. Secondo punto, quindi formazione e motivazione insieme ne abbiamo trattati, la conciliazione, promuovere istituti che permettono la conciliazione fra lavoro e attività familiare, sociale e quant'altro. Uno di questi istituti, quindi andiamo subito sul concreto, è quello di approfondire e dettagliare la normativa sullo smart working, cioè sul cosiddetto lavoro agevole, il lavoro agile più correttamente. Voi pensate che a livello di Stati Uniti d'America oltre il 34% della forza lavoro, dei contratti di lavoro a tempo indeterminato o di dipendenza riguardano lo smart working, 34%, a livello europeo il 17%, mentre per quanto riguarda l'Italia soltanto l'8% perché c'è una normativa che lo prevede dal 2017. Ovviamente questo smart working non è il telelavoro, dà grandi possibilità soprattutto per chi è pendolare, nel caso in cui ci sia una modalità organizzativa diversa, però ci sono anche dei punti, diciamo così, critici che vanno assolutamente controllati, qual è quello appunto del non superamento del numero massimo di ore quotidiane e settimanali o mensili. Quindi diciamo se venisse gestito correttamente, come ci si augura,
e come ci si sfida in questo caso dalla legislazione e dalle organizzazioni sindacali di supporto, e chiaramente potrebbe essere una grande opportunità sia per una motivazione del personale del pubblico impiego, ma anche per un miglior rapporto con la cittadinanza. Grazie Pier Grossi. Parlando di INPS, Morbidoni, le chiedo intanto questo trasferimento temporaneo da questo palazzo storico che è stato investito da un incendio, come sappiamo, è tanto temporaneo non è, insomma, sta diventando quasi definitivo, è così? Ma diciamo che al di là di questo, a tutt'oggi non si sa se è un trasferimento definitivo o meno, noi come organizzazione sindacale comunque non rinunceremo al nostro edificio storico che si trova in Viale della Stazione. Quindi al di là che ancora su, no, di concreto sul fatto che possa essere temporaneo o no via Bramante, noi come organizzazione sindacale lotteremo per avere il nostro edificio storico. Questo è il vostro primo impegno? Questo è il nostro primo impegno, anche perché a livello di territorio, cioè a livello di territorio, Terni ha subito delle... Ha subito delle penalizzazioni. Già ci sono state chiuse due agenzie, una Narni e una Amelia, senza colpo ferire. Lì abbiamo visto che né organizzazioni sindacali e né forze politiche sono state incisive. Senza colpo ferire sono state chiuse queste due agenzie. Quindi... Tutte e due nell'area ternana, sono state chiuse due agenzie, quindi ci sono stati disservizi, ci sono state problematiche che poi potrebbero aver causato anche all'utenza. Quindi noi ci batteremo per l'edificio storico, perché già comunque siamo stati penalizzati. Certo, siamo già stati penalizzati. Voi indubbiamente come lavoratori, ma penso anche all'utenza, no? Sicuramente sì, noi lotteremo anche per servizi efficienti per l'utenza. Ecco, ma dopo un anno e mezzo vi è stata data qualche rassicurazione, vi è stato detto qualcosa? A proposito? Di questo incendio, insomma, dopo una distanza... questo... Ci lavorano, è un obiettivo anche da parte dell'INPS proprio questo di tornare lì? È tutto in alla direzione generale, alla direzione quindi generale, sì. Nemmeno il nostro direttore ci ha saputo dire niente in proposito, quindi è tutto segretato al momento. E l'obiettivo ci ha riferito che è quello di tornare, ma ad oggi non c'è nessun riscontro, nessun inizio di attività lavorativa all'interno della vecchia struttura in pratica. Quindi ci siamo trasferiti di recente, stiamo ultimando questo trasferimento in via Bramante e cercando sempre, dal momento in cui c'è stato questo incendio in poi, di non gravare, di non dare ulteriore disagio all'utenza che si è trovata, certo, in un momento come noi, un po' di disorientamento. Anche a voi chiedo il motivo per cui avete deciso di confluire in questa organizzazione sindacale. Perché eravamo stanche del vecchio sindacato, no? Dell'appiattimento della triplice che proponeva, no? Che proponeva negli anni sempre la stessa cosa ai lavoratori, cioè aveva qualcosa di diverso. E quindi siamo confluiti nella Corpo Salute. Ci voleva rinnovamento, sì. Ci voleva trasparenza, ci voleva entusiasmo, ci voleva qualche cosa di nuovo. Etica sindacale, partecipazione. Perché parte tutto da lì. Un'ultima cosa, se avete in mente già delle prime iniziative, vi chiedo. Certo, iniziate oggi praticamente. Siamo freschi, quindi di iniziative, cioè, di idee ce ne sono molte, cercheremo di portarle avanti man mano, con serietà e con partecipazione naturalmente di tutti molto gli iscritti e vigili alla sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro, certo, alla formazione per garantire comunque sempre professionalità e un buon livello. Poi abbiamo scoperto anche insomma la possibilità di collaborare con altre forze sindacali con cui troviamo dei punti in comune, come è stato in questa occasione con Diego. Quindi... Tra l'altro ringraziamo anche gli iscritti che ci stanno sostenendo e i simpatizzanti che ci stanno sostenendo, che sono molti. Va bene, io vi ringrazio naturalmente e auguro a tutti voi buon lavoro. Grazie.